Bentornati, pace e bene a tutti. Oggi, 31 dicembre, ricordiamo San Silvestro Papa. Ascoltiamo. San Silvestro è il primo pontefice che viene eletto dopo che sono terminate le persecuzioni. Viene eletto pontefice nel 314, un anno dopo l'editto di Costantino. Il suo è il pontificato che porta all'affermazione della fede cristiana in tutto l'impero romano ed è il più lungo di quel secolo. Dura ben 21 anni. Non ci sono arrivati i suoi scritti. Vive oscurato dalla personalità molto forte di Costantino, il quale, non rinunciando al titolo di pontefice massimo, interviene nelle questioni della Chiesa, inducendo sinodi e concili. Silvestro contribuisce a dare a Roma un aspetto cristiano, riducendo quello pagano. Contrasta efficacemente lo scisma dei donatisti e l'eresia ariana, molto pericolosi per il cristianesimo. Per molto tempo si è pensato erroneamente che Silvestro abbia battezzato Costantino, che invece lo riceve solo poco prima di morire perché affetto dalla lebbra. Altra notizia che per molto tempo è stata considerata vera per poi essere smentita è quella della donazione di Costantino, secondo la quale l'imperatore ha conferito a Silvestro e ai suoi successori sulla cattedra di Pietro, oltre al primato sugli altri vescovi, anche il potere temporale. Un altro aneddoto racconta che l'imperatore Costantino gli chiede di spiegargli il mistero della Santissima Trinità. Silvestro gli mostra il proprio mantello, vi fa tre pieghe uguali e ben distinte l'una dall'altra e gli dice: «Vedi, tre pieghe uguali, ma la stoffa è unica». San Silvestro muore nel 335 e viene sepolto il 31 dicembre nel cimitero di Priscilla, sulla via Salaria. San Silvestro è stato il primo Papa appena terminate le persecuzioni, quindi ha veramente una Chiesa martoriata, una Chiesa ferita, una Chiesa che deve comunque riprendersi e che quindi ha bisogno di un entusiasmo che deve essere rigenerato e di una fiducia nel mondo circostante da poter insomma, essere rigenerata anch'essa. Ricreata. C'è Costantino che però è imperatore e non fa però solamente l'imperatore, dice nei concili, insomma, vuole fare anche il Papa, quindi i problemi non sono finiti. E Silvestro è lì con il suo lavorio, possiamo dire discreto, a cercare di trasformare il volto di questa Roma, cercando di renderla sempre più cristiana e sempre meno pagana, anche nella simbologia cittadina. Pensiamo anche noi a questa piccola opera, la nostra città, quanto dice di cristianesimo, la nostra casa, quanto dice di cristianesimo e anche la nostra vita. Non sarà per caso che anche tanti simboli pagani, che noi pensiamo siano cose passate, ma in realtà ce ne sono tanti ancora oggi, ecco, non sarà che anche di questi tanti simboli poi fanno parte della nostra vita e addirittura superano quelli della cristianità. I simboli sono importanti, i simboli parlano e raccontano la persona. Quindi siamo attenti anche degli orecchini che utilizziamo. Dico questo perché simpaticamente io seguo un gruppo di giovani e ero fuori, sono passato davanti a un locale e una ragazza che fa parte del gruppo mi ha salutato, però io ho notato che aveva un pendaglio che riproduceva un simbolo cristiano, ma lo faceva in una maniera non religiosa, lo faceva in una maniera pagana, insomma, era un gioiello che io avrei evitato da cristiano. Ecco, noi non ci accorgiamo di tutte queste cose che vengono svuotate del loro significato. Allora apriamo gli occhi e appunto anche sui gioielli, il modo di vestire e cerchiamo di capire se stanno trasmettendo la nostra fede o se semplicemente sono un decorarsi che va appresso alla moda piuttosto che alla potenza di un linguaggio religioso. E ci aiuti quindi San Silvestro in questa nostra riscoperta della simbologia cristiana. San Silvestro prega per noi.